Buon pomeriggio cari videospettatori e bentrovati in questo video qui su YouTube. Vi ricordo che come sempre noi siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 17 in poi su Twitch, quindi ragazzi seguiteci anche su Twitch che più siamo meglio è, meglio è, meglio è, meglio è, meglio è. E oggi testiamo questo nuovo gioco Arsène Lupin, questo gioco di Arsène Lupin. Lingua italiana, lingua di dialogo inglese, perché purtroppo francese e inglese. Andiamoci a vedere cosa succede. La leggenda di Arsène Lupin, una rapina di portata eccezionale. Un'introduzione alla leggenda di Arsène Lupin, ladro gentiluomo. The legend of Arsène Lupin. La leggenda di Arsène Lupin, ladro gentiluomo, è una storia familiare a molti, eppure sono pochi a conoscere la verità. Opinions are divisive. Playful swindler or a hardened career criminal. One thing that cannot be argued, the excitement of Arsène Lupin and his antics are unrivaled. Okay. They're just paranoid, as if Lupin's going to get anywhere near this place. S'atteggiano questi, devo dire. I know you keep saying it's an impenetrable fortress, but you've heard the stories. Don't worry, it's an easy gig. We got our posts, and that egg stays safe and sound. Ecco. Gentlemen. Ok. Sequenza temporale. Disponi le azioni in ordine usando il mouse. Seleziona conferma per eseguirle. Cosa cavolo dobbiamo fare? I cani saranno caduti in un sonno profondo. Ora tocca alle guardie che hanno ricevuto come unico ordine quello di proteggere l'uovo Fabergé. Meglio usare le frecce per disattivare le tagliole piuttosto che rimetterci una gamba. Dopo aver superato gli spuntoni, occupati dei cani rabbiosi, pronti ad attaccare. Le guardie non dovrebbero causare altri problemi, ma non abbassare la guardia ed evita le frecce della punta avvelenata. A bloccare l'entrata una serie di spuntoni affilatissimi. Che cosa devo fare? Ah, ok. Dopo aver superato gli spuntoni. Alla fine facciamo questo. For most, a walk in the park for Arsène Lupin. He was triumphant over the trials that had stood before him, but it was only with careful planning and execution that he could make every task. Maurice LeBlanc sta parlando, il narratore. Usa il mouse per esplorare l'ambiente del gioco e il mouse per interagire con gli oggetti. Oh, ok. Cosa succede? Puoi avvicinarti a determinate aree degli ambienti di gioco, interagirci in modo nuovi per risolvere gli enigmi. Ah, oh, posso anche ruotarlo. Ok. Oh. Ah, posso combinare anche così, sia col coso sia con... La posso prendere sta cosa, vero?
Ma cosa ci abbiamo? Pulsio di gioielli, smeraldo, diamante rubino, tesoro. Ah, questi abbiamo presi però. Siamo lasciati così di sottamento. R cosa fa? Ruba la perla nera. Nient'altro. Ok. Proviamo il cavo. Now, a combination was all that stood between him and his prize. La combinazione. Had to be somewhere. Would they have trusted the now unconscious guards with such Ok. A quick rummage and he had 09. Un'altra guardia fra l'altro. 28. The terrified owners only trusted each guard with half the combination. 0828. 0928. Before he tackled the colossal vault door that blocked. Perché sta cosa ora? Che tesoro si nasconda dietro la porta del cavo? Diamante up. La luna. 1 milione di franchi. Ma è il nuovo Fabergé. Per forza. Se no, che siamo venuti a fare? Poi molte nazioni ti verranno poste le domande e dovrai conoscere la risposta esatta per fare progresso e rimanere in incognito. Ah. Ok, 0. Ma come faccio a selezionare 0? Ok. 9. Due e otto. Due, otto, zero, nove, al contrario, ok. The vault stood open like a cookie jar. E non li possiamo prendere però. Carefully now. Stato in piedi. Collana pacchiana. Oh. Vabbè. Curse is locked. But for every. Alcuni oggetti sono visibili sono da alcune angolazioni. Usa per usare la visuale. Ah. Ah. Hai capito. Ma non credo che sia qua la chiave. Che senso avrebbe? Curse is locked. But for. Ah, eccola qua. Sto dicendo, manco qua ha senso, eppure. Ah, no. Ok. È conosciuto come osso mandibolare. Va bene. Vediamo il prossimo come funziona. Cioè questi su serio nascondono la chiave davanti la porta. Vabbè. Locked. But. Ma in che senso? Perché la chiave non ce l'ho? Hey! Ah, okay. Questo! C'è. Ok, piastra di pressione.
Ok. A steady hand and... Ok. Non capisco come si apre. C'è un'altra chiave. Cavistello chiuso. It was not the obvious that you were seeking. There was a more valuable... Oh. Ah, ok, era già dritto. In all its beauty, the... all that was left to do was escape. A simple task. If an alarm is required. Let me guess. You read that in the newspaper. They also said I ran around in a top hat and cloak. When have you ever seen that? A little exaggeration never hurt, but it's your story to tell. If you have a different version of events. If you want the real truth, we'll have to go back further. Ah, quindi sembra bene che sta spiegando la sua vita. Bernard Andrézy, his investigation and how it led to my arrest. Ok. L'arresto di Arsène Lupin, caccia al ladro. Questo c'era a bordo della Providence, scoprono che Arsène Lupin... Manco il tempo di leggere. On the second day, at a distance of 500 miles from the French coast, in the midst of a violent storm, a wireless telegraph message was received. Arsène Lupin is on your vessel. First cabin, blonde hair, wound right forearm. Traveling alone under the name Red. The telegram was cut short, but by the next morning the whole ship had heard of Arsène Lupin's presence, and the deck was alive with gossip and rumors. Secondo giorno di mare. Can you believe it? Arsène Lupin stowed on board. I heard he once dressed as a Spanish... Arsène Lupin, the man of a thousand disguises. If what the newspapers say are true, he could be disguised as... Apparently, he's traveling under the name R. But before anyone says anything, it's not Roseanne. The waiter at breakfast told Miss Underdan and I that he had snuck on in the dead of night in a rubber life raft. Can you imagine it? Daring, dangerous. It's like something out of a... Not a book I'd read, but I can see why there might be excitement around him. Should we be worried? I have valuables on board and the things I've heard about that man. You've got nothing to worry about. But Miss Underdown, if you feel nervous... Miss Gerland and I shall both be fine. Wouldn't it be exciting if I could get the photograph of the famous Arsène Lupin? It would certainly be some feat, as you said. A man of a thousand disguises. No, it wouldn't. As soon as he is caught, he'll be behind bars, where he belongs. Convinto il tipo. Dovrei fare in modo di parlare con tutti i presenti sul ponte. Ok, quindi faccio così. Quindi sappiamo questi tipi qua, abbiamo parlato prima. Lei ha mostrato poco interesse. Lei invece ha sentito racconti su Arsène Lupin e sembra che i suoi oggetti vengano rubati. E poi c'è il tizio. Si affretta a dichiarare di non essere Arsène Lupin a maniera di grandezza e sciovinista. E poi abbiamo una macchina fotografica. Ok. Parla con tutti i passeggeri sul ponte. Devo scoprire chi è Arsène Lupin. Ok. Hey, you. Come Bernard Andrézy. How do you do? I see my reputation precedes me. No, l'hai detto tu prima. You did just say your ecco. Oh, yes. I'll get right to the point. Miss Underdown. We're both warm-blooded males. There's nothing wrong with a little healthy competition, right? It's Bernard.
ha chiamato Ben. I wonder if I could ask you a question. The dining hall is past the cabins. I was more interested in the ship's un... If he's not fleeing from one job, he's probably moving on to the next. Maybe it's... You think he's here to rob someone? Would he really go all the way to America? From what I've heard, he's prepared to do anything to get what he wants. There's plenty of guests on board that would be the perfect target. Cosa sto pensando? Who's got... Ah, così. Non ci possiamo volare, sto tipo. Ma qua che cosa c'era? Niente. C'era la tizia qua. Ah, posso cambiare, vero? Ok. Excuse me, miss. Oh, you gave me an awful fright. Oh, un bello spavento. Ma sto qua da 2 ore. That's expected with Arsène Lupin on board. Allow me to... Lady Gerland, how do you do? Il pensiero di Arsène Lupin a bordo la turbava, giusto? A cryptic telegram comes through saying a blonde man wants to steal all our belongings. And we're supposed to... I'm not exactly sure that's what the telegram implied. Maybe that's because you don't have as much to lose. Cos'altro sa riguardo Arsène Lupin? You mean besides how he spent his life as a criminal, stealing people's hard-earned money? I've never heard father say one good thing about him. Mio padre non ha mai detto nulla di buono sul suo conto. From what I've heard, he doesn't care what people say about him, just that they're saying something at all. And what does that say about him? Credo che sia meglio che vada. Allora, R. Abbiamo qualche altra cosa ora. Il maggiore soffre di mal di mare, ha i capelli chiari, alcuni direbbero biondi, ma a me sembrano bianchi. Impossibile avere una conversazione con lui. Equipaggio della nave, credo che abbiamo un obiettivo a bordo. Ok, niente di che, giusto? Ah, qui abbiamo aggiunto infatuato di Miss Underwood, là, e vede come un premio. Mentre questo con cui abbiamo parlato, un po' rito dalla presenza di Ruben, ok. Niente di che. Poi ci andiamo dall'altro lato a fare il giro. Qua si può andare. Ok, così vado più veloce. Salgo sopra. Ascolta. I told you to keep it to yourself. But you know how gossip travels. It was always gonna get. I wanted control, how and when. To post someone on a stairs guard in a storage room. And another. Yes, that sounds like a good idea. Ma questo mi puzza parecchio. Vi dico già. Ma Miss. Non è quella? Ma non posso salire quindi sopra. Faccio andare dall'altro lato. Ah, ma c'è una porta qui. Ah, verso la sala da te e verso il corridoio. Andiamo verso il corridoio, che ci dovrebbe essere la tizia, ho detto. Quindi quella non è la tipa. Forse la cosa più importante. Andiamo con lei. Ah, eccola qua. Excuse me, Miss Underdown? The excited man with the camera. That's me, Bernard Andrézy. But just Bernard is fine. È la mia occasione per fare colpo su di lei, ma non devo apparire troppo sfrontato. Just Bernard. What can I do for you? Solo Bernard, cosa posso fare per te? A volte dovrai scegliere attentamente domande e risposte per vincere le sfide di conversazione. Ok, qua dobbiamo fare una scelta.
Fai conoscenza con Miss Underdown. Non essere troppo sfrontato. Possiamo parlare nella sua cabina? Cosa ti ha spinto a imbarcarti sulla Providence? Vedo che stai viaggiando da sola. Devo far conoscenza o non essere troppo sfrontato? E cosa ti ha spinto? Sono qui con una cara amica, la di Gerland. Gerland. E sono andato a far visita a mio padre. I've actually just spoken to her on the deck. She has some strong opinions about Arsène Lupin. I'm sure you won't be surprised to find I feel the same. I'm hardly surprised with what newspapers say. E che... Sono figlio unico. La tua famiglia deve essere benestante, non è così? O raccontami qualcosa di te. Senza fare domande. I'm afraid there isn't much to know. I'm sure that can't be right. A beautiful, intelligent... Be careful. A girl could get used to such flattery. Things seem to be going well. This voyage has a lot more potential than first expected. I'm left wanting to know more. Hopefully I'll get the chance to spend more time with her. We're all on this ship to sei turbato dalla presenza di Arsène Lupin a bordo? Siamo qui su questa nave per rilassarci. La sua presenza ha cambiato tutto. Only if you let it. I suppose you're right. Thank you. Hey. I have a question for you. What brought you on this fatti. Voyage across the Atlantic? My work. I'm a photojournalist, or at least trying to be. Quindi? That would explain the camera. It wasn't my initial plan. But if I could get a shot of Arsène Lupin, it would do wonders for my career. Una proposta piuttosto audace da farti. Go on. What would you say to you and I trying to find Lupin ourselves? Ah. Exciting notion. Exciting would be one word. You don't want him to ruin your trip. And if we don't do something, who will? I wouldn't usually be so easily persuaded. Where would we even start? Normalmente. What do we know about Arsène Lupin? Ha una ferita sulla braccia destra, una ferita alla spalla e una ferita alla testa. We don't know how he did it, but it shouldn't be too hard to spot. We should look for someone with an injured arm. Hai capelli biondi. He's a master of disguise, but we can only work with what information we have. We should look for someone with blonde hair. Sta vincendo il nome R. I imagine there are a number of guests on board with that initiative. La musichetta che abbiamo beccato la risposta. Very astute, Monsieur Dondrecy. Bernard. Anyone would think this isn't your first. There are many things you still have to learn about me. Allora, da chi potrebbe essere travestito Lupin? Ah, qua dobbiamo fare la scelta, perché questo tizio, un passeggero della nave, aspetta solo di vedere se Lupin dietro le sbarre. Il facchino, membro dell'equipaggiamento. La tizia, non credo. Il primo ufficiale, ho sempre l'impressione del primo ufficiale, ma non è biondo. Maggiore Rowe, sono un passeggero. Ah, lui è anche un passeggero della nave. Si dice sia un membro dell'esercito. E il capitano. A me mi puzza il primo ufficiale. Però non è biondo. Non credo sia giusto. Scusami, non è... Monsieur Rosen! Cioè, veramente è lui? Really? The gentleman from... Arsène Lupin is known as a master of disguise. Ho un primo incarico per te. Don't hold me in suspense. Do you think you could keep Monsieur Rosen distracted while I search his cabin for evidence? And what am I to say to him? Just be your ever enchanting self. Ah, so guardalo. That I can do. Ok. Sala del tè. Allora, vediamo un po' cosa sappiamo, però. Niente. Ah no, posso vedere.
quindi ruotando mi fa vedere anche quest'altra parte. Ah, eccola qua, proprio questa è la cabina. Ok, trova le prove per dimostrare il... no, vabbè. Il Rosine e Arsène Lupin. Che il Rosine... l'identità sotto la quale si cela Arsène Lupin è un mistero. E con molti sospetti, ma poche prove contro il Rosine, sono necessarie ulteriori indagini. Deve esserci qualcosa sulla cabina che possa confermare i nostri sospetti. Quando dal via all'indagine o a un piano viene creata una mappa concettuale. Qui potrai visualizzare tutte le prove relative alla tua prima indagine. Usando il mouse per muovere il tuo cursore puoi selezionare ogni prova per visualizzare maggiori informazioni. Ok. Il telegramma è stato interrotto e non abbiamo visto come altri dettagli. Potrei essere presuntuoso, ma dopo aver parlato con lui è difficile pensarla diversamente. Dei capelli bianchi, il signor di Rosine. Uno di due, quindi ci dovrebbe essere un altro. Ah, ecco, cuscino macchiato. C'è una rossa macchia, cosa vuole la casata? Odore chimico. Ora è abbastanza proprio per fare la prima deduzione. Come vedi l'icona sta lampeggiando. Clicca sull'icona, clicca col pulsante sinistro su questo. Faccio le tue indagini, ok. Perfetto. Ok, il numero è stato aggiornato, provo a collegare due prove. Cuscino macchiato. Spazzola per capelli. Cuscino macchiato. No. Abbiamo una spazzola per capelli. Biondo. Ah, perché sono di colore diverso, ok. Ok. Nient'altro, possiamo uscire da qua. Ah. Fazzoletto. Ma ci sono delle iniziali. Una tinta bionda dall'odore forte. Flacone di pillole vuoto. Sta assumendo gli antidolorifici per un motivo serio. Quale potrebbe essere? Indovina. Allora, vediamo se il fazzoletto lo sta scritto sopra. RN. E c'è un bacio. Macchia di rossetto. Aspetta, 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 mi sembra che questo appartenga a Miss Underdown. È decisamente bizzarro che lo abbia Rosine. Spero che i suoi sentimenti non siano corrisposti. In che senso? Perché mai? Cioè, già sappiamo che è così. Ce l'ha detto. Allora, la tinta chimica col cuscino macchiato. Deve versare la tinta sul letto per sbaglio. Strano che si trovi solo sul cuscino. Flacone. Il fatto che sia ferito al braccio. Ok.
fazzoletto. Cosa lo posso collegare? There isn't time for mistake. Con niente quello. Poi abbiamo un indizio da poter collegare. Vediamo un po' se c'è qualche altra cosa. Di no. Mi sa di no. One step closer to proving it. Maestro dei travestimenti. Cioè, questo era? Se quello che dice telegramma è vero, capelli biondi, dobbiamo iniziare tutte le prove portano... ma cioè, io dovevo collegarlo? Andiamo alla sala del tè. Allora. Vado alla cassetta delle lettere nella sala del tè. Ascoltiamo. Questa è la cassetta delle lettere. Però ascoltiamo prima. So, you decided to take me up on my offer. I... Yes, with that man on board. You've nothing to fear when Louis Rosane is not... Eccolo lì. I feel nauseous listening. I can only imagine how she feels. L'ispettore che indaga sulle bravi di Lupin a bordo della Providence. So that's how the great Arsène Lupin was caught. By two amateur sleuths? Due investigatori dilettanti? Are you questioning my storytelling? No, no, it's just the newspaper reports didn't include anything of your claims. Claims? It's the truth. The newspapers have never been worried with allowing the truth to get in the way of a good story. The good story I was just getting to. I just think we'd benefit from hearing all sides of the story. At least about what Inspector Ganimard did when he boarded the ship. This is what I heard. Quinto giorno, attracco in America. Ladies and gentlemen, allow me to welcome you to the United... A detective has come aboard to take over certain matters with an unwanted guest. Yes, I know what his name is, and it doesn't need to be repeated. Yes, they know it too. I ask for your cooperation. The faster he's found, this detective better know what he's doing. It's Inspector. Eccolo qua. Today is the day. He is on board, and he's not getting away this time. One more. I am Inspector Ganimard, and shall be addressed as such. Everyone is to... I don't ask for much, but I'm asking now. Please, please, let me catch Arsène Lupin. You've got him down to a T. Inspector Ganimard, you mean?
It's like he's here in the room with us. I've read enough about the frustrating years and near misses of pursuing his rival. It wasn't hard to find his voice. He certainly wasn't going to let anyone get in the way of him catching his prey. Ah, ok, siamo lui. Trovo Lupin e trovo il capitano. Ok. Il capitano non stava sopra, tipo. Ah, infatti ora possiamo andare su. Eccolo. Captain, I'm sure you're eager to get Lupin off your ship. Of course, and you're right. This is... You can save the speech. I don't want your ship. I just want Lupin. We've narrowed it down to two suspects. Saves me a job. I'm going to need to see inside... Of course. Which cabin? La cabina del Rosine. Ormai troviamo lì, continuiamo lì, vediamo se troviamo qualche altra cosa là dentro. In che condizione è questo posto? Un po' di disordine, non mi turbavo, questo è puro caos. Ma che è successo? I passeggeri che più corrispondono alla descrizione di Arsène Lupin sono il maggiore Rawson e il signor Ronzain. Non c'è dubbio che nella loro cabina troveremo le prove necessarie per stabilire chi fra loro due è criminale travestito. Chiederà anche di essere un maestro di travestimento, ma questo non significa che non possa lasciare le tracce. Ok, siamo di nuovo qua, quindi. Vediamo un po'. Come da solo richiesta, la busta di vestiti che ci ha lasciato è stata bruciata. Se necessita ulteriore assistenza, non esiti a contattare un membro dell'equipaggio, il personale del servizio della Providence. Sì, ma... cioè, se lascia un messaggio del genere, è palese che non è lui. Raccolta informazioni di tutti i passeggeri. Io ho il codice Morse. Cassaforte. La grata qua sopra. Manipola la condizione secondo la sua volontà. Messo dei travestimenti. These old dogs. Ok. Proprio il diario. Not as clever as you think. Che conclusioni si potrebbero trarre? Allora, abbiamo che il condotto allentato, grado del condotto allentato è pericoloso e costituisce anche un potenziale passaggio. Il messaggio da parte personale: perché chiedere aiuto per bruciare i vestiti? Che avesse intenzione di cambiare travestimento? La cabina è in completo disordine, forse è per depistarci. Libro io. Il codice Morse e poi abbiamo il diario. Non so esattamente cosa abbia in mente, ma ha raccolto informazioni su tutti i passeggeri. Allora, questo e questo. If he wanted to hide his suspicious activities, he's not doing a very good job. Ma infatti è che track of passengers and destroying clothes. It all non sta nascondendo nulla praticamente. There's nothing more to see here. Take me to the other cabin. Ora passiamo al prossimo sospettato. Allora, vediamo questa cosa c'è. Settimana della pesca. Pure questo c'è un diario. Ma tutti quanti c'hanno un diario. Un incontro segreto del capitano.
Cosa avrà in mente? Effetti personali. Oh. Scorte mediche, ma sono quasi finite tutte. Ma non c'è niente. Ah, si apre, ok. Mi si è usato tutto. Quindi ha usato praticamente tutte le scorte mediche. Infatti persone sono sempre queste. È la porta di uscita, questo è il capitano. Ok, mi lancio ovviamente più. Allora, medicinali con ferita al braccio. Master Thief. Ok. Manipolativo. Okay. Forse il capitano può dare senso a tutto ciò che ho trovato qui. Infatti dobbiamo chiedere il fatto del capitano. No? La cassaforte però qua è chiusa. Ok. Grata. I'm out on your heels now. Ah, ok, entrambi possono essere Lupin. Devo parlare con loro. No, posso uscire, volevo fare un'altra cosa. There's a suspicious number of medical supplies here. I didn't know he had so many. Ah, ok, non avevo ancora parlato col capitano. Pensavo già ci avesse parlato, che sono un appuntamento. Is one of them Armani? I'm going to need to speak. Detective, I've been looking all over for you. Inspector. Make it quick. You can add theft to his list of crimes. He's taken my jewels. Aha. Lupin. Rubato i suoi gioielli. Prende di mira donne giovani e vulnerabili. Non mi aspetterà niente di me da lui. Prima di tutto, come ha fatto ad entrare? Ok. Qua sicuramente. Foglio strappato. Non ci sono segni manipolazione. Ok. Andiamo con la tizia. Inspector. At your request, Miss Gerland. Foglio strappato. You can't really suspect me of anything. It's my job to follow up on any suspicious. I was drafting a letter to a friend and I. Che si è incazzato così tanto? Allora. Riesci almeno a guardarmi negli occhi? Viso arrossato.
Ok. That would be obvious. Abbiamo nient'altro. Ah, non posso parlare con lei. Okay. Non manco con lui. I need to confirm. The great ins... Do we know it? I'm Bernard. Just a fan. Right. But let me see. I spoke with some of the other guests about Monsieur Lupin, then dined with Miss Nelly and her friend. After dinner... I hear you consider yourself a bit of a... We may be in the open ocean, but there is beauty all around us. You... I've got a pretty good idea what beauty is seeing. Ecco. And it's not... Con lei invece non posso parlare. Infatti. Oh, c'è, c'è una grata qua però. Niente. Ok, andiamo a vedere sulla, nella posta che ha mandato questo se posso fare qualcosa. No. Vabbè, andiamo sul ponte della nave. Andiamo a parlare con i due tizi alla fine. Eccolo. You must be Roseanne. Roseanne. About time. Took the words out of my... Yes? I've searched your cab. You've done what? I've started my investigation. And right now... Cosa mi dice il libro sul codice Morse? The telegram. I wanted to make sure what we were... I didn't think that was for guests' eyes. I can be persuasive when I need to be. Eccoli. Like I told everyone, I... That settles it then. Your innocence is proved. Oh, Capitan. Inspector. You mean... How they run, or... just tell me who will have the... The porter's in the storage room. It's il facchino nel deposito, è lui che conosce questo tipo di informazioni. It's called mi serve una lista. Class. I believe Miss Underdown is still with her male companion in the tea room. I presume this... Your crew? My first mate is in the crew quarters, and a porter is working in the storage room. Ah, yes, you mean Major Rawson. He's actually been in the infirmary with sickness since... Oh. Nice. Allora andiamo nell'infermeria. Questa sarà? Oh, questo è il deposito. Primo ufficiale qua, becchiamo forse. What is that god awful smell? It smells like death. Oh. E sono io fortunato ad averlo ripulito. Ripulire la scia fino alle cabine. Oh, there'll be people jumping up. I'll be the first. Faccia vita mancante. Impronta di stivale. Quindi sono saliti là sopra. Ok, sono saliti sul tavolo per andare nel ventilatore. Nella presa del ventilatore. Ma che cazzo è?
I need to ask you a few questions. Go on. I wouldn't say suspicious. It was just one of the crew. Arsène Lupin is on board. And you didn't... If it was him, he didn't seem like a bad guy. Quite polite. Not a bad guy. Non è che lui, no? When will people realize he's just... Dice che non è una cattiva persona. No, vabbè, qualcuno che sta qua dentro, se non proprio sto tipo. E ci stanno i vestiti, c'è il conduttore di ventilazione, c'è sto fatto. Allora, vediamo un po' che indizi ci abbiamo, però. Pavimento macchiato, impronta di sciale sul tavolo, cacciavite mancante, odore pungente. Just some good hope. Ok. Then that must... ma scusami, c'era bisogno di una... Troviamo anche l'infermeria qua, chissà dove sta. Qua non posso andare. Nel deposito non c'è nessun'altra porta, vero? No. You're back. With your build. Just answer the question. You could if you wanted. But I wouldn't recommend it. So, it could... There was no relaxing for him on board. Inspector Ganimard or Arsène Lupin? Both, it would seem. Both living up to their names, just in different capacities. I presume Inspector Ganimard wasn't having as much fun, though. Ma comunque ce l'abbiamo qua. Devo parlare con l'altro. Ah, questa stavolta qua sotto, ok. I need to ask you some... Of course. Nothing. Wish I had, though. We could do without reward money. Not bothered about stopping... And that too. C'è anche quello. Ma questo c'ha tipo tosse. Giusto dei passeggeri. Capitano. Ma se mancano le chiavi.
Inspector, the guests have one key to use during their stay, and I have the master key. What now? Well, it's gone missing. I've got everyone looking for it. My first mate says he gave it to me. I don't know why he lied to my face. So the captain is too incompetent to even... Ho perso la chiave del deposito. Allora ho preso il passaporto come ho segnato il registro. E ha perso anche quella? No, il capitano mi ha chiesto un passaporto e gliel'ho consegnato. Fine della storia. L'unica cosa che è ancora insicura è la lettera strappata dalla tipa. Ma non mi ci fa parlare. Fatto parlare allora. Quando è la data che sono scomparso? This morning I started packing my luggage and when I went to the safe. Ha lasciato la sua cabina prima che i gioielli venissero rubati? I only left my cabin yesterday for dinner. Then who did you dine with? My friend, Miss Underdown. She'll tell you I'm not lying. So he took his chance while she was at dinner. Please, Inspector. If my father finds out half of the family. I've had the only key with me at all times. Father told me. Good advice. He also said to write down the safe combination so I wouldn't forget it. Fat lot of use that did. Sul serio? Don't go far. Ma solo con l'indizio là era, ok. Qua non possiamo fare niente, quindi dobbiamo andare a parlare con la tipa per vedere se stava con lei. Ma ci ha già confermato il tipo. You're a Miss Underdown. Yes. Yes, Bernard joined us too. He's another guest. He's been keeping me company. I was surprised Mr. Rosane wasn't there dinner, actually. People are noticing. Looks like someone's getting... And after dinner, did you see Rosette? No, Bernard and I were on the deck. I left him there to retire to bed. I didn't see him either. On second thought, I don't think I've seen him the whole time. Right, all you want. There's... That would be obvious to anyone. Ok, andiamo a parlare col tipo.
Yes. È il momento di mettere al corrente le prove incriminanti. Allora. I presume you mean my investigate. I had to. There's a simple explanation. They were covered in hair dye and were stinking out the cabin. It would explain. As Arsène Lupin strikes. It wasn't really my choice. The captain made that decision for me. Ah. What proof did he have? None. And that's why I'm free. What proof do you have? No further question. Oh, part of me feels sorry for the inspector. He really had his work cut out for him. What about Monsieur Rosen? He was the one being accused again. And Mr. Rosen was the obvious suspect. The inspector obviously thought similarly. Speak to the captain. Maybe. Why am I not surprised the captain left some? Ora andiamo a parlare col capitano. Inspector. I was given evidence that proved it. Where is this evidence? I think it might still be in the crew quarters. Okay. Da queste prove. E dove sono solo? Cioè da tre ore e potevamo cliccarci qua alla fine. Ronaldo ha una strana macchia viola che emana un puzzo terribile. Ah, la stessa cosa. Goffrato. Una stravagante R. Scommetto di sapere a chi appartiene. Sembra troppo costoso per essere lasciato negli oggetti smarriti troppo a lungo. Qualcuno sentirà la mancanza. Infatti Mori dice di nuovo che non vuole rovistare. Allora qua. Però perché ce lo segna ancora rosso? Ah, ecco, non avevo visto. Dobbiamo trovare che cosa a caso da sta macchia. Tanto è del tizio, ma per forza è del tizio. Parliamoci. Yes. Ho perso qualcosa? A parte l'onore e la dignità. I meant more like my pocket. Il mio taccuino, dove l'ha trovato? Where did you find it? You found it by chance, didn't you? Un'ottima indagine, detective. It's inspector. Ok, quindi. Ma con la macchia che stava lì lo vorrei. Eccolo qua. Who said I'm getting slow? Me la cavo bene alla mia età. Allora, Rosanna era nel deposito. Master this. Cioè, condotti mi ha detto che quello non andava bene, però nel condotto ci passa una persona, andava bene. Ok. Ok, qualcuno potrebbe essere entrato nel condotto. Cioè, questo è? I'm out on your heels now. Rosen aveva l'occasione e i mezzi per rubare i gioielli, lui è colpevole.
Mi sembra strano. Yes. Allora, vediamo un po'. Dopo il primo giorno non si è stato arrestato dal capitano. No, non si è riuscito a trovare il modo per entrare nel deposito. Questo potrebbe andare qua sopra. Tutti vanno a cena. Lo zero non è presente al suo solito posto. Ok. Bisogna riuscire ad entrare nella cabina. Non ha senso. Allora, dopo aver aperto la cassaforte, quindi questo è dopo. Tutti vanno a cena, non è presente al suo solito posto. Forse c'entra qualcosa questo? No. Però ci segna l'uno che è rosso. Ok, dopo il primo giorno Zen è stato arrestato a capitano. E perché me lo metti prima? Perché forse quando l'ha sgamato al capitano hanno capito? Così, vabbè. Ci rincontriamo, Lupin. Vedete cosa è successo la sera prima che io venissi arrestato, non ieri sera. Ma tu hai detto che il capitano ti aveva locato. Perché non ti hai corretto? Pensavo che avresti saputo. Lupin mi ha mucchiato in broad daylight ieri. Ho stato trovato inconscious in the storage room. Ah, ok. Sembrava strano. Sono un puzzle piece short. Perché le persone rifiutano di chiamare. No. It all happened so fast. L'hanno derubato a questo. From my own investigation, tracking. I've never seen him go to a cap. If that's true, I might have my prize yet. I should check the guest. Ok, il tabellone dei passeggeri. Era qua o sopra? Qua dovrebbe essere, giusto? No, queste sono le chiavi. No, ci dovrebbe essere il tabellone dei passeggeri. Non c'è segno di Bernard. Non ha una cabina. Com'è possibile che non me ne sia accorto prima? Dopo aver ingiustamente accusato Rozane, è necessario rivedere le indagini. Che sia sfuggito qualcosa? Ok. Ha dato un pesce partout. Un pesce, un passo partout al capitano. Ma non ha mai ricevuto il passo partout. Qualcuno sta mentendo, a meno che non ci sia un altro capitano a bordo di cui ignoro l'esistenza. Posso verificarlo? That would be obvious to anyone.
Giustamente. Ma con questo? Not as clever as you think, eh? Cioè, certi collegamenti sono veramente forzati, comunque. Qua magari mi sono dimenticato qualcosa. Ah, ecco. Lettera. Sembra che ci sia una storia segreta. Non sono affari miei. Come non sono affari miei? Ma minimo sono affari miei. Io ci vorrei un orologio tanto costoso nascosto nel maledetto del primo ufficiale. Primo ufficiale. Oh. Non so come Lupin l'abbia coinvolto. Se gli abbia fatto solamente scrivere il biglietto o anche rubare l'orologio, ma lo scoprirò presto. How can I help? Come mi spiego l'orologio? L'orologio, non so di cosa stai parlando. Allora, fai in modo che il primo ufficiale spieghi la faccenda dell'orologio nascosto, non rivelare ciò che stai. Credevo di averla vista. Non credo proprio. Ma anche lei potrà permettersi uno, giusto? Ah no. I don't know who you've been listening to. Trusted sources, I'll have you know. Trusted is such a strong word. Sembra una parola forte. Allora, come mi spiego l'orologio? Primo ufficiale avrà sicuramente bisogno di sapere sempre l'esatto, no? Sono sicuro che lo dico al capito. E non ha mai fatto avere un orologio? È tanto triste quando imbecilli. È sicuramente da tempo che la pensa così. A nessuno importa se un orologio sparisce dagli oggetti smarriti. Cosa stai insinuando? Non sarebbe difficile trafugarne uno senza che nessuno venga a sapere. Non sto qui a farmi accusare di essere un ladro, ma infatti... svuotissimo armadio. Allora ragazzi, ci fermiamo qui con Arsène Lupin. Abbiamo un po' testato come funziona. Alla fine le meccaniche sono quelle che mi aspettavo, niente di più, niente di meno. È un po' caotico il fatto di come si chiamano i casi, cioè le scoperte, i collegamenti, perché alle volte si devono fare proprio dei collegamenti precisissimi, anche se sono abbastanza ovvi, ma comunque si devono fare. Però alla fine non è assolutamente male, la trama non sembra male, però noi ci fermiamo qui. Magari più avanti, se abbiamo voglia, lo riprendiamo, ma al momento ci fermiamo qui.
Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché invece qui su Twitch siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 17, quindi vedete anche voi che più siamo, meglio è, meglio è, meglio è, meglio è, meglio è.